L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre, vediamo rapidamente alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Innanzitutto, un'ampia pagina dedicata al maltempo che c'è stato oggi nel Golfo di Napoli e quindi anche sulle isole, partendo dalle difficoltà nei collegamenti marittimi, ancora l'acqua alta ad Ischia Ponte, qualche danno e scuole chiuse a Casamicciola e l'Aquameno. Vedremo poi che cosa è rimasto di un camion che ha preso fuoco ieri sera sul parcheggio all'esterno della sopraelevata davanti alla galleria nel comune di Ischia. Intanto continuano le indagini per scoprire le cause del fuoco. La chiesa di Ischia con i suoi sacerdoti fanno quadrato e solidarizzano col vescovo Monsignor Lagnese contro gli insulti definiti gratuiti e volgari. E poi c'è la novità in panchina per l'Ischia Calcio. Ieri sera lo ha annunciato il dirigente Pino Tagliaratela in diretta a bordo campo. Sarà Billone Monti che prenderà il posto di Ciro Bilardi. Di queste ed altre ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacoameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Lo sai che cambiare gli infissi conviene? Un infisso di qualità può isolare la tua casa facendoti risparmiare fino al 50% sulle tue bollette di gas e di elettricità. Ed inoltre, se rinnovi quest'anno i tuoi vecchi infissi, puoi ottenere il 50% di detrazione fiscale. Un bel vantaggio! Risparmi sulle bollette e risparmi sulle tasse. Ed allora cosa aspetti? Passa da noi, passa da EcoArt. Ti aiuteremo a scegliere la soluzione su misura per te, realizzandola nei nostri laboratori, con artigiani altamente specializzati. Telefonaci allo 081 90 25 20 e fissa un appuntamento. Visita il nostro sito www.ecoferro.it. Visita la nostra pagina Facebook e scoprirai che tanti si sono già affidati a noi e non nascondono la loro soddisfazione. EcoArt, artigiani per il tuo ambiente. Un commercio migliore per un'isola più bella. Uniti per crescere. Associati a noi. ICOM, Associazione Ischia Commercio, Turismi e Servizi. Email icomischia@gmail.com. Telefono 371 13 111 86. ICOM, per un'isola più bella. A Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, nuova gestione. Vieni a scoprire i prodotti del caseificio De Martino, una famiglia di storici caseari napoletani. Ecco alcune delle nostre strepitose offerte. Un chilogrammo di mozzarella di bufala ed in omaggio 250 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mortadella e 250 grammi di ricotta a soli 14,99 euro. Oppure un chilogrammo di fior di latte ed in omaggio 250 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mortadella e 250 grammi di ricotta a soli 9,99 euro. Vieni a fare la spesa da noi, troverai tante offerte super convenienti e prodotti di alta qualità. La mozzarella ischitana la trovi a Piedimonte Barano. Caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, nuova gestione. Siamo aperti anche la domenica. Thank you.
Torna l'allertamento e un vento forte in mare in tempesta, disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, acqua alta a Ischia Ponte, divelto un palo della luce sul pontile, scuole chiuse a Casamicciola e l'Acquameno. Ischia, tragedia sfiorata sulla sopraelevata, fuoco ieri sera un camion dei lavori a Piazza degli Eroi, un'ora per spegnere le fiamme, strada chiusa nei due sensi di marcia, in corso le indagini. La chiesa di Ischia, solidale con il vescovo Lagnese, nonostante la divergenza di vedute sul diritto di presentazione per la scelta dei parroci di Forio e Casamicciola, all'unanimità i sacerdoti si schierano accanto al pastore contro gli insulti gratuiti e volgari. Billone Monti, nuovo allenatore dell'Ischia Calcio, l'annuncio del dirigente giallo-brepino taglia la tela ieri sera in diretta alla trasmissione a bordo campo. E dopo il TG, le delizie di Daniela ed il rotocalco in città. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, tragedia sfiorata ieri sera nel parcheggio della superstrada ad Ischia, accanto alla galleria, dove due camion sono andati a fuoco, uno praticamente distrutto. Ma per i dettagli vediamo il servizio. Attimi di paura ieri sera ad Ischia, erano all'incirca le 22.30 quando le fiamme hanno avvolto due camion in sosta all'interno del parcheggio all'ingresso della superstrada accanto alla galleria. L'incendio si è sviluppato all'interno di un camion di una ditta privata utilizzato per le operazioni di trivellazione ai Maronti ed hanno interessato anche un altro mezzo parcheggiato al lato utilizzato per il trasporto del materiale dei lavori in corso a Piazza degli Eroi. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia che hanno provveduto a chiudere il transito sulla superstrada nei due sensi di marcia, vista anche la coltre di fumo sprigionata dalle fiamme che si dirigeva verso l'imboccatura della galleria. In ausilio presente sul posto anche il gruppo della Croce Rossa per regolamentare il traffico e tenere lontano i curiosi. Preoccupazione anche per le abitazioni poste sulla parte superiore del luogo dove si sono sviluppate le fiamme, alimentate dal forte vento che ha interessato l'isola dalla serata di ieri. L'incendio è stato domato in circa un'ora grazie all'intervento della squadra 11, sezione B, del distaccamento di Ischia dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con l'autobotte. L'autocarro parcheggiato accanto al mezzo, andato distrutto dalle fiamme, che non aveva subito grossi danni, è stato già rimosso e trasportato a Napoli. Sulle cause dell'incidente sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica di come le fiamme abbiano preso origine e si siano poi propagate su tutto il mezzo. Intanto la carcassa del camion, con la cabina di guida completamente distrutta dalle fiamme e le gomme delle ruote scoppiate, resta ancora lì in attesa di essere rimossa. Del tempo nel Golfo di Napoli che hanno messo in difficoltà i collegamenti marittimi con le isole. Il vento forte da nord ha costretto le compagnie di navigazione a sospendere le corse di aliscafo, fermo anche il traghetto veloce della Carma. I collegamenti sono stati garantiti esclusivamente dai traghetti, non senza difficoltà. E ancora una volta le onde alte hanno portato il mare ad invadere completamente il piazzale di Ischia Ponte. Vediamoci le immagini nel servizio di Gennaro Savio. Non ha risparmiato l'isola di Ischia l'allerta meteo annunciata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile. Infatti da ore sull'Isola Verde soffiano fortissime le raffiche di vento e il mare risulta particolarmente agitato. A Ischia Ponte le onde si infrangono con violenza sul pontile del piazzale aragonese, già fortemente danneggiato dalla violenta mareggiata che nelle settimane scorse ha colpito le nostre coste. Spettacolari sono le immagini del Vesuvio impiangato dalla neve che quasi sembra adagiato sul mare increspato del Golfo di Napoli. Le cattive condizioni meteo marine stanno creando non pochi disagi ai pendolari. Sospese tutte le corse degli aliscafi, al momento solo le navi stanno garantendo il collegamento da e per la terraferma. E a dimostrazione della violenza della tempesta in corso, vi mostriamo le immagini esclusive di una nave che, uscendo dal porto di Ischia, spinta dal vento, è sembrata quasi urtare il molo. Impressionanti sono anche le immagini che abbiamo catturato a largo di Vivara di una nave che nel mare in tempesta ha effettuato un'impressionante virata.
Nessuna segnalazione particolare è giunta al distaccamento dei vigili del fuoco di Ischia in merito a danni derivanti dal forte vento che ha aspirato dalla notte scorsa sull'isola. Tra le segnalazioni in nostro possesso, un palo della segnaletica stradale sradicato dal marciapiedi all'ingresso del quartiere di San Ciro ad Ischia ed ancora un po' più avanti una palma che si è abbattuta sul marciapiedi stesso di fronte al commissariato di polizia. L'azione del mare, con onde altissime che hanno anche superato da parte a parte il pontile aragonese ad Ischia Ponte, hanno provocato danni per fortuna non irreparabili. Un palo della pubblica illuminazione, uno di quelli che sfilano lungo tutta la passeggiata del pontile dal piazzale fino al castello, è stato letteralmente divelto dalla furia del mare. Nel pomeriggio, grazie al miglioramento delle condizioni del vento e al placarsi del mare che aveva invaso anche il piazzale, gli operai, li vedete, sono riusciti ad intervenire per mettere in sicurezza il palo stesso. Le onde del mare in tempesta hanno condotto ad arenarsi su una spiaggia isolana l'ennesima carcassa di una tartaruga marina della specie Caretta caretta. La tartaruga, ormai in evidente stato di decomposizione, è stata rinvenuta sulla battigia del bagno Lucia presso la spiaggia della Mandra dal presidente dell'associazione ambientalista Cronos Noa, Giuseppe Lafranca, che ha immediatamente allertato la guardia costiera. La tartaruga è stata visitata anche dal veterinario Giacomo Bellezza. Si tratta di un esemplare di notevoli dimensioni, è lungo più di un metro per oltre un quintale di peso, ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, contattato dall'associazione, e presenta un tubo di plastica che fuoriesce da ciò che rimane dell'esofago. Ci auguriamo, dice Borrelli, che la sua morte non sia dovuta all'inquinamento del nostro mare. A causa delle avverse condizioni meteo e visto l'avviso di allerta diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, valevole per tutta la giornata di oggi, tutte le scuole di ogni ordine e grado di Casamicciola e Lacomina oggi martedì sono rimaste chiuse. Lo hanno deciso con apposita ordinanza i sindaci Castagna e Pascale. Chiuso anche l'asilo ubicato ad Ischia nei locali di via Mirabella. Le scuole invece di Ischia, Barano, Serrana Fontana e Forio sono rimaste aperte ed hanno svolto quindi regolarmente l'orario di lezione. L'amministrazione comunale di Napoli ha emanato ieri un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all'allerta meteo della Protezione Civile. Un'allerta, si legge nella nota, molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici. Scuole chiuse anche a Benevento ed anche nella città di Pozzuoli. Ed il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, così come i colleghi di Ischia, Forio, Barano, Serrana Fontana e non ha emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata odierna a causa del maltempo. Quindi anche sull'isola di Graziella gli alunni di ogni ordine e grado sono stati regolarmente tra i banchi nella giornata di oggi. E cambiamo argomento. La chiesa di Ischia si stringe accanto al suo pastore a fronte delle polemiche sorte attorno alla questione del diritto di presentazione per la nomina dei parroci di Casamicciola e Forio. I sacerdoti in un comunicato confermano l'obbedienza al vescovo e condannano le offese che sono state perpetrate a mezzo stampa a Monsignor Lagnese. Vediamo il servizio. La conferma dell'adesione al pensiero e alle azioni del vescovo, la condanna di ogni accusa rivolta al pastore della chiesa isolana, l'occasione data dalla Quaresima per deporre le armi della zizzania, del pettegolezzo e della discordia, per favorire l'ascolto ed il rispetto reciproco. Questo è in sintesi il contenuto della voce dei sacerdoti isolani al termine del ritiro spirituale che li ha visti ancora una volta insieme ed uno di fronte all'altro. Al termine hanno affidato ad un comunicato le risultanze delle loro riflessioni su quanto avvenuto nelle ultime settimane nella chiesa locale, soprattutto rispetto alla questione del diritto di presentazione per la nomina del parroco di Santa Maria Maddalena a Casamicciola e di San Vito a Forio. I sacerdoti della chiesa di Ischia desiderano comunicare pubblicamente tutto il loro affetto e la loro stima al proprio vescovo, confermando la piena comunione con lui e rinnovando la loro promessa di filiale rispetto ed obbedienza, sottolinea nel comunicato sottoscritto per tutti il vicario generale Don Agostino Iovene. In merito alle recenti iniziative pastorali del vescovo Pietro, continua la nota, riguardanti la cessazione dei diritti di presentazione per la nomina dei parroci, i sacerdoti rappresentati nel Consiglio Presbiterale, i quattro decani, Don Antonio Angiolini, Don Gioacchino Castaldi, Don Cristian Solmonese, Don Luigi Trani e con loro Padre Nunzio Ammirati, Don Carlo Candido, Don Emanuele Monte, Don Giuseppe Nicolella, Don Gaetano Pugliese e Don Pasquale Trani ed ancora i parroci delle due parrocchie coinvolte, Monsignor Regine per San Vito e Don Gino Balirano per Santa Maria Maddalena ed altri personalmente interpellati,
attestano che sono stati consultati dal vescovo e hanno espresso nella quasi unanimità il loro parere favorevole, ritenendo ormai superate certe forme di relazioni tra la Chiesa e la società civile alla luce delle indicazioni del Concilio Vaticano II. Non può non balzare agli occhi di chi legge quella quasi unanimità di pareri espressi sull'argomento, segno e conferma che all'interno della Chiesa isolana c'è qualche sacerdote, tra quelli interpellati dal vescovo sull'argomento, che è ancora convinto dell'attualità e della necessità di quel diritto di presentazione che consente al Consiglio Comunale di Forio e di Casamicciola di votare e proporre al vescovo una terna di candidati dai quali poi scegliere il nuovo parroco delle due parrocchie in questione. Ma i sacerdoti isolani affrontano anche questo punto e commentano, prendendo le distanze dalle esagerazioni dei giudizi che scadono negli insulti. Ognuno ha il diritto e il dovere di manifestare la sua opinione e anche il proprio eventuale dissenso, scrivono infatti nel documento, come più volte ha affermato lo stesso Papa Francesco, sia nella Chiesa che nella società. Ma questo non può mai scadere in accuse ed insulti gratuiti e spesso volgari, apparsi sui mezzi di informazione locali, che colpiscono la persona del vescovo ed il suo operato. Di fronte a questo triste spettacolo, i sacerdoti di Ischia esprimono la piena solidarietà al proprio pastore. I sacerdoti infine testimoniano l'azione genuina e paterna del vescovo ed invitano a deporre le armi della zizzania, del pettegolezzo, della discordia e a favorire invece un clima di ascolto, di attenzione, di accoglienza e di rispetto reciproci. Il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, ha convocato l'assemblea del CISI per le 9.30 di domani mercoledì in prima convocazione e per il giorno dopo, giovedì, alla stessa ora in seconda convocazione. All'ordine del giorno la richiesta di intervento urgente avanzata dal comune di Barano per la risoluzione della criticità fognaria esistente in località Piano di Testaccio, la richiesta di un tavolo tecnico per le problematiche relative allo scarico dei reflui urbani dei comuni dell'isola per mezzo delle condotte sottomarine, ancora le valutazioni per l'adozione congiunta dei sei comuni dell'ordinanza di divieto di utilizzo di stoviglie e contenitori in plastica usa e getta ed infine le determinazioni sul sistema di allerta telefonico sindaci in contatto. Ed ora il turismo. Ischia e Matera unite per essere protagoniste e rilanciare il sud. Lo sostiene con forza il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, a margine della cerimonia di firma del gemellaggio che porterà le due città ad unirsi con un intento comune, cioè costruire insieme un nuovo modello di mezzogiorno non rassegnato. Sentiamo. Noi non possiamo essere né disfattisti, né fatalisti, né rassegnati. Abbiamo energie storiche, energie umane, energie sociali su cui possiamo costruire il nostro futuro. Lo slogan che io ho lanciato per Matera è che il capitale fisso di storia di Matera doveva tradursi nel ruolo della città per il suo sviluppo. E Matera deve guidare questa cordata di personaggi che non si sono arresi di fronte alle difficoltà obiettive e che invece vogliono insieme costruire un nuovo modello di un mezzogiorno vincente, di un mezzogiorno che funziona, di un mezzogiorno non rassegnato, di un mezzogiorno combattente, soprattutto in questo periodo in cui si parla di autonomie differenziate, un mezzogiorno che vuol gridare al mondo, che ha la dignità di poter esprimere protagonismo. Questo è il modello materano che io offro agli amici, posso dire, conterranei di Ischia, e su cui possiamo insieme costruire un percorso vincente. Il giovane Giovanni Cricco ha lanciato l'ennesima battaglia dai social per correggere ed annullare il malcostume e le cose negative che offuscano la nostra isola. Questa volta Cricco si scaglia contro il fumo nei locali notturni. Diciamo no al fumo nei locali notturni, infatti sollecita. Da non fumatore sono stanco di continuare a fumare passivo nei locali del by night isolano. Sono stanco di tornare a casa che puzzo come una ciminiera. Basta fumare nei locali notturni. Più controlli e severità. Un avvistamento spettacolare nelle acque del Golfo di Napoli, si tratta di una megattera, uno dei cetacei di dimensioni maggiori esistenti in natura. Il video della megattera e delle sue acrobazie nel Golfo di Napoli con l'isola di Capri sullo sfondo è stato pubblicato domenica in rete e ha fatto rapidamente il giro del web con centinaia di migliaia di condivisioni. Questo non rappresenta il primo avvistamento di megattera e di cetacei nel Golfo. Nell'estate scorsa un gruppo di turisti a bordo di un traghetto aveva ripreso dei capodogli mentre un anno fa, nel marzo del 2018,
una balena si arenò a pochi metri dalle coste di Napoli. Sabato 16 e domenica 17 marzo la ex strada statale 270 nel territorio del comune di Ischia sarà interessata da lavori di messa in sicurezza del costone previo all'abbattimento di alcuni pini secchi e la rimozione dei massi franati con la posizione di reti di sicurezza lungo l'incrocio della strada statale e via Michele Mazzella all'altezza praticamente dei semafori. I lavori inizieranno alle ore 7 di sabato mattina e termineranno alle ore 18:30 di domenica. Al fine di ridurre i disagi per la mobilità, un divieto di circolazione insisterà tra l'incrocio di via Michele Mazzella e l'ex strada statale, ad eccezione della corsia proveniente dai pilastri in direzione Piazza degli Eroi, lungo la quale la circolazione procederà ma a senso unico alternato. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta lungo via Alfredo De Luca e nell'arco delle due giornate ci sarà la sospensione dei varchi ZTL 1 e 2 praticamente a via Iasolino per permettere la viabilità dei veicoli provenienti da Casamicciola direzione Pilastri e viceversa. Inoltre, giusto per concludere, nella giornata di sabato sarà predisposta la chiusura ad Ischia delle scuole di ogni ordine e grado. Venerdì, intanto, al centro polifunzionale ad Ischia ci sarà un incontro di formazione sulla digitalizzazione nel campo dell'istruzione. L'incontro promosso dal deputato al Parlamento europeo, Giosi Ferrandino, sarà incentrato su come la tecnologia possa migliorare l'istruzione ed essere di supporto allo studio e al lavoro dei docenti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ci saranno gli interventi di Luisa Francese, direttore dell'ufficio scolastico regionale, del consigliere regionale Loredana Raia, dell'eurodeputato Giosi Ferrandino, e di Francesco Del Sole della Microsoft. Dalla mattinata sarà divisa in due fasi, la prima a partire dalle 9:30 dedicata agli studenti, la seconda parte dalle 11 invece rivolta agli insegnanti. E ritorna questa sera come ogni martedì l'appuntamento con la rubrica Le delizie di Daniela. La personal chef preparerà oggi per noi i faraglioni, cioè una ricetta a base di pasta fresca, ma vediamo di cosa si tratta. Ritorna l'appuntamento con le delizie di Daniela, la nostra personal chef Daniela Scotti. Dopo due puntate dedicate ai dolci, oggi vi presentiamo una pasta fresca dal nome un po' particolare, i faraglioni. Daniela, di cosa si tratta? Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sì, la ricetta di stasera si chiama appunto i faraglioni, cioè facciamo un piccolo viaggetto, ci spostiamo su una nostra isola, diciamo cugina perché è vicina a noi, e assaporiamo tutti quelli che sono i profumi e i sapori della costiera e quindi anche dell'isola di Capri, perché faremo una pasta ripiena fresca, appunto con un po' similare a quelli che sono i ravioli capresi. A più tardi quindi con le delizie di Daniela. Intanto la pagina sportiva con il calcio l'eccellenza si è svolto oggi pomeriggio a Forio, il primo allenamento a guida di Mimmo Citarelli. Il nuovo tecnico del Real Forio ha lavorato con tutta la squadra che ha mostrato la voglia di riuscire a raggiungere l'impresa della salvezza. Ho accettato con voglia ed entusiasmo di tornare in pista, ha dichiarato Citarelli a fine allenamento. Quando le cose non vanno bene si deve girare pagina e guardare avanti. Mi hanno chiesto di dare una mano ed io ho accettato. Anche i dirigenti mi hanno dato le garanzie che volevo. Ho parlato con la squadra e siamo pronti ad affrontare la partita con il San Giorgio e questo finale di stagione. Ed ora invece siamo alla promozione. Billone Monti, nuovo allenatore dell'Ischia. La voce si era ormai diffusa da tempo nell'ambiente, ma dagli schermi di Teleischia a darne conferma ci ha pensato il dirigente Pino Tagliatela in diretta. Vediamo il servizio. A quanto pare sembra essersi finalmente conclusa l'attesa per rivedere Billone Monti con addosso il giallo-blu dell'Ischia. Le parole di Pino Tagliatela all'interno di A Bordo Campo il Commento hanno infatti ufficializzato la nomina del tecnico. Credo che Billone, oltre che essere stato un grandissimo calciatore, giocatore di carattere, di carattere come piacciono a me, come piacciono ai tifosi, è stato ed è un allenatore di grandissimo spessore. E proprio oggi abbiamo un pochettino parlato con lui, siamo stati in una riunione nella nuova sede dell'Ischia, e il presidente era con noi in contatto telefonico perché era fuori per impegni, sarà probabilmente qui giovedì e magari parlerà di persona con Monti, con Billone, e con lui, con Ciro Bilardi praticamente già si sta aprendo il futuro dell'Ischia. Billone all'Ischia dunque, ma per la prossima stagione è con il benestare di Ciro Bilardi.
L'attuale allenatore, infatti, sarebbe non solo ufficialmente a conoscenza di terminare la sua esperienza all'Ischia con questa stagione, ma anche che sarà proprio il guerriero gialloblu a prendere il suo posto. Del resto, difficile che Bilardi possa sentire sul collo il fiato di Billone, sia dopo le molteplici manifestazioni di fiducia fatte pubblicamente dalla società, sia dopo il rifiuto da parte dello stesso Monti di prendere l'Ischia in mano a stagione in corso. Tra l'altro, Billone avrebbe anche rifiutato ieri un'offerta del Real Forio, preferendo appunto aspettare e ripartire da Ischia, potendo curare tutta la stagione sin dal precampionato. Scelta saggia quella del tecnico, che a Barano ha vissuto la sua ultima esperienza in panchina. Tra eccellenza e promozione, Monti è un allenatore noto e arcinoto, con ottimi rapporti con gli addetti ai lavori di gran parte del panorama campano. Logico che voglia curare ogni dettaglio del suo ritorno in gialloblu, per affrontare nel modo giusto la stagione, puntando stavolta nettamente al salto di categoria. Se infatti la prossima stagione dell'Ischia avesse un epilogo simile a quello dell'ultima stagione di Billone Monti in promozione, l'effetto di entusiasmo sarebbe incontenibile. E domani pomeriggio l'Ischia Calcio affronta la partita di recupero contro il Neapolis alle 15. Con i play-off che appaiono adesso come un vero e proprio miraggio, la sfida di domani ha come obiettivo principale quello di cancellare l'orribile ricordo della sconfitta di domenica contro l'Oratorio Don Guanella. Ed ora il calcio a Serie C2, calcio a 5, Serie C2, alla struttura Kennedy è maturata sabato la seconda sconfitta del 2019 per una Virtus Libera Forio che è parsa essere solo una lontana parente della compagine ammirata nelle ultime settimane. Al termine del match in casa del Monello Boys, la squadra allenata da Gino Monaco ha infatti perso per 7-1. Ancora calcio a 5, Serie D. Nel fine settimana in trasferta delle isolane del girone D della Serie D di calcio a 5, la Fuzza Lischia ottiene una vittoria esagerata sul Real Cesare Casarea. I gialloblesi impongono infatti per 12-0. Sconfitta in trasferta per la Fenix Ischia, che perde in casa del San Sebastiano per 3-1. Lontano dall'Isola Verde cade anche il Forio, che perde per 11-3 contro la Meridiana. Turno di riposo invece per la Virtus Ischia. Nel girone E invece il Procida Futura va a sbattere contro Casaluce e si allontana dai playoff. Ed ora la palla a nuoto, Serie C, l'Ischia Marine Club vince ancora trovando la sua sesta vittoria consecutiva contro l'Azzurra 99, anche se le energie spese sono state più di quelle previste. Vediamo il servizio. Sesta vittoria su 6 partite per la Di Iorio Elettrodomestici Ischia Marine Club, ma nel 6-5 contro l'Azzurra 99 lo spettacolo non è stato quello che ci si aspettava. Come spesso accade dopo una brillante vittoria contro un avversario di grande valore, è difficile ricaricare in una settimana le energie fisiche e soprattutto mentali che si sono consumate. È esattamente ciò che è accaduto alla Di Iorio Elettrodomestici Ischia Marine Club. Dopo la splendida vittoria di sabato scorso contro il Villani, formazione che mira alla promozione in serie superiore e la conseguente conquista della vetta della classifica in solitaria, i ragazzi isolani, che evidentemente non avevano ancora smaltito le tossine del precedente incontro, hanno rischiato di perdere nel derby contro l'Azzurra 99, squadra che invece sulla carta non avrebbe dovuto rappresentare un ostacolo difficile da superare. La compagine ischitana per i primi due quarti è stata costretta ad inseguire gli avversari, che provavano in tutti i modi a distaccare i padroni di casa e non mollavano di un millimetro. Solo nel terzo quarto i gialloblu riuscivano ad andare in vantaggio grazie alla rete del centroboa Addeo. Comunque anche nell'ultima frazione di gioco la musica non cambiava. I napoletani con determinazione riagguantavano il pareggio e solo a poco dal termine dell'incontro la Di Iorio Elettrodomestici Ischia Marine Club riusciva, grazie a Maglietto che sfruttava l'ottimo assist di Addeo, a spegnere l'ardore agonistico della squadra ospite, mai doma, e ad incassare i 3 punti, i più sudati della stagione, che consentono agli isolani di proseguire ad occupare la prima posizione in classifica. Le dichiarazioni del tecnico isolano Giovanni Izzo al termine dell'incontro sono infatti molto eloquenti. Oggi una bruttissima Ischia, forse la più brutta che abbiamo visto in queste 6 giornate. Siamo passati, come si vuol dire, dalle stelle alle stalle. Una partita perfetta giocata a San Prisco, portando a casa i 3 punti. Oggi sì, abbiamo preso i 3 punti, ma abbiamo faticato e abbiamo giocato male, 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 senza voglia, senza mordente, così non andiamo da nessuna parte. Ora andiamo nello spogliatoio, faremo un attimo una piccola riunione con i ragazzi, perché oggi non ce l'avamo proprio con di testa, di voglia. Sembrava che il campionato già fosse finito, e invece non è così. Il campionato è ancora lungo, siamo alla 6ª giornata e dobbiamo continuare ad andare avanti pensando partita dopo partita, ma non con questo atteggiamento. Oggi purtroppo la mia squadra non c'era, ma dal più grande al più piccolino.
Cercheremo sicuramente di allenarci in settimana e preparare bene la partita di Anzio, che andremo in trasferta. Non conosciamo l'avversario e se giochiamo così rischiamo veramente di prendere una butta batosta. Sapevamo oggi che l'Azzurra era una, forse la squadra che non dovevamo incontrare dopo la vittoria con San Pisco, però purtroppo era così, portiamo a casa i tre punti. Ora la di Iorio Elettrodomestici Ischia Marine Club è attesa da due trasferte consecutive in terra laziale. Si parte sabato prossimo 16 marzo alle 15.30 nella piscina comunale di Anzio contro l'Accademia. Pallavolo Serie B maschile, vittoria per l'Ischia Pallavolo nell'ultimo turno di campionato. La squadra gialloblu ha sconfitto Atripalda per 3-2, guadagnando proprio sugli irpini un altro punto importante ai fini della permanenza in Serie B. Ascoltiamo a proposito il centrale dell'Ischia Pallavolo, Giosi Iorno. Con Giosi Iorno per commentare questa bella vittoria dell'Ischia su Atripalda, sebbene una vittoria sofferta, si può dire? Una vittoria sì, sofferta. Loro all'andata ci avevano messo molto in difficoltà. Abbiamo perso lì 3-0, anche dal punto di vista mentale l'abbiamo sofferta anche in settimana. Era una partita difficile, tale è stata, però abbiamo saputo tirar fuori il meglio. Sotto 2-1 abbiamo rimontato 3-2, è stato bellissimo. Una bella soddisfazione per un Ischia Pallavolo che si avvia ad un finale di stagione, si può dire, abbastanza tranquillo? Sì, abbastanza tranquillo, siamo stati bravi a metà della stagione e adesso ci stiamo concedendo un po' più di tranquillità nell'ambiente. Abbiamo 6 partite da giocare ancora, 2-3 scontri diretti, ma la salvezza sta per arrivare. Sta per arrivare la salvezza, c'è ancora qualche partita da vincere, ma soprattutto si attende il conforto della matematica. Si può, penso però, definire questa stagione come una stagione positiva? Sì, sicuramente, sicuramente. Un gruppo giovane che ha lavorato bene e questa salvezza sta per arrivare. Ci giocheremo tutte le partite come se fosse una finale, perché non vogliamo risparmiarci solo per gli scontri diretti, ma fare bene in ogni partita e far vedere che questo gruppo è cresciuto e fare bene fino all'ultima partita. Ed ora il basket, Serie C, vittoria esterna del Forio Basket in casa del Basket Venafro per 93-76. I biancorossi di Luigi Iovino riescono facilmente a venire a capo dell'incontro grazie ad una prestazione da incorniciare. Ed ora, dopo questa scorpacciata di sport, come sempre prima di chiudere, sguardo al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Per domani, al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre alle nostre rubriche a partire dalle delizie di Daniela e noi ci rivediamo come sempre alle 14. Arrivederci.